Uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Nucleo Telecomunicazioni della Direzione Interregionale sono stati impegnati in un'esercitazione europea in Francia. L'attività ha volto collaudare il sistema di protezione civile, sia nazionale che internazionale, ha coinvolto 5 province, 900 soccorritori e 140 poliziotti. Oltre all'Italia, presente con 30 Vigili del Fuoco, hanno partecipato anche Spagna, Repubblica Ceca e Belgio. È stata simulata un'alluvione in cui i fiumi di Parigi hanno rotto gli argini e allagato diversi comuni, tra cui Parigi. A Saint-Denis, non lontano dalla capitale dove ha operato il team italiano insieme ai colleghi francesi, è stato effettuato un test di interoperabilità con uno stendimento di manichette misto per sostituire una delle motopompe italiane utilizzata successivamente per un altro intervento su richiesta dell'autorità locale. Particolare attenzione è stata rivolta all'interazione e alla comunicazione con la popolazione. Partenza per una diffusione capillare della cultura della sicurezza in materia di alluvione a Parigi. Al Champs-de-Mars è stato predisposto un sito di informazione in cui, tra le altre cose, si poteva assistere ad una simulazione in 3D dell'inondazione dell'Île-de-France e osservare da vicino i mezzi di soccorso. Nel bacino della Villette è stato simulato il salvataggio di alcune persone cadute in acqua ed è stata allestita una mostra di mezzi e attrezzature. L'esercitazione l'azione è terminata nella serata, presenti anche i vigili del fuoco di Via Farini a Vicenza.